Ciao a tutti, nuova puntata della Red 300, i 5 minuti dedicati al meglio degli ultimi 7 giorni dal mondo delle auto e delle moto. Questa settimana apriamo con un'auto destinata non certo a grandi numeri di mercato, almeno da noi, ma che Audi pone come punto di riferimento della sua gamma elettrica, un po' quello che la R8 rappresenta fra le auto a motore endotermico. Adesso iniziamo subito e lasciatemi solo un attimo per ricordarvi di iscrivervi al nostro canale YouTube e di cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche, ma anche di seguirci su Facebook e su Instagram come Red Live Pix. Si chiama e-tron GT, la sua base è la stessa della Porsche Taycan e se volete sapere come va cliccate qui sopra, e Audi la presenta come il punto di riferimento della gamma elettrica dei quattro anelli. Due le versioni disponibili, e-tron GT 4 ed RS e-tron GT, forti di 476 e 598 cavalli rispettivamente, che in modalità launch control diventano 530 e 646 per un 0-100 in 4,1 e 3,3 secondi. Nel link qui sopra e in descrizione trovate tutti i dettagli, sappiate però che se siete interessati dovete mettere in conto almeno 100.000 euro per la versione meno potente e circa 140.000 per la RS. La seconda auto più venduta del mercato italiano, nonostante gli anni, è ancora lei, la Lancia Y. Un'auto che per il 2021 si dota di una nuova calandra, nuovo frontale, proiettori diurni a LED e di un'inedita livrea blu elegante. Gli interni si fregiano degli allestimenti silver e gold e sul fronte tecnologia di radio con schermo touchscreen 7 pollici con Apple CarPlay e Android Auto. Di serie su tutta la gamma c'è il kit EcoChic, che aiuta a mantenere l'igiene dell'ambiente. Il motore, Euro 6D, è il Mildiver Firefly 1000 3 cilindri da 70 cavalli. Molto interessante il prezzo di partenza, 9.500 euro, ma solo se si fruttano tutti gli incentivi e le soluzioni di finanziamento proposte da FCA Bank. Piccoli aggiornamenti per la Mazda CX-5, che per il 2021 aggiunge funzionalità e servizi da gestire dallo smartphone con la My Mazda App. Ma non solo, i tecnici di Mazda hanno migliorato anche il motore, il cambio automatico, la trazione integrale, iActive All-Wheel Drive e hanno ottimizzato il funzionamento del pedale dell'acceleratore. E infine in arrivo una serie speciale destinata alla clientela più sportiva, la Omura, con cerchi da 19 pollici e gusci dei retrovisori esterni in nero lucido. Per gli interni invece i sedili sono in pelle e riscaldabili. Il listino della CX-5 parte da 33.150 euro con motore benzina da 165 cavalli e trazione anteriore. Dalla primavera la gamma Tucson si arricchirà con la versione sportiva N-Line. A caratterizzarla lo spoiler più ampio, il doppio scarico, i cerchi da 19 pollici e al pari del modello standard, la nuova Tucson N-Line ha un design moderno, un aspetto muscoloso con un corpo vettura basso per essere un SUV e molto largo. Marcati i motivi geometrici presenti in modo più evidente sulla griglia anteriore, ora più larga e posizionata più in alto rispetto alla versione standard del modello, cioè non N-Line. 7 colori disponibili per la carrozzeria e optional il tetto bicolore Phantom Black in abbinamento a 5 colorazioni. Comincerà nel 2023, avrà la durata di 6 anni, la collaborazione tra Ford e Google per accelerare e migliorare lo sviluppo dei sistemi di infotainment delle vetture Ford, Lincoln, sistemi basati su Android con servizi app Google come Google Assistant e Maps integrati. Questa storica operazione sarà gestita dal team Upshift, una squadra speciale composta da esperti di entrambe le parti, che lavoreranno alacremente per offrire ai consumatori prodotti personalizzati. Molti di voi sicuramente collegheranno il marchio Nokian a pneumatici specifici per neve e ghiaccio. In realtà negli ultimi anni l'azienda finlandese ha allargato il portafoglio anche a prodotti per temperature più calde. Indipendentemente dalle latitudini, Nokian è impegnata da anni nella riduzione delle emissioni. Come? Tramite l'utilizzo di materie prime derivanti da fonti sostenibili, tramite la riduzione dei rifiuti derivanti dalla produzione e il controllo dei suoi canali logistici e di sbocco. Ma non finisce qui, Nokian si appresta infatti a introdurre sul mercato, entro il 2025, un pneumatico realizzato completamente con materiali rinnovabili e riciclati. 10.190, 10.890 euro. Queste le cifre da sborsare per portarsi a casa le nuove Moto Guzzi V9 Roamer e V9 Bobber. La V9 Bobber, nella livrea celebrativa centenario, della quale vi abbiamo già parlato nello scorso Red 300, saranno necessarie invece 11.090 euro. Entrambe le custom di Mandello sono equipaggiate con un nuovo motore da 850 cm cubi, in grado di erogare 65 cavalli e 73 Nm di coppia. Per questa settimana è tutto, fatemi sapere qui sotto quali sono le novità che vi sono interessate di più e anche quelle che vi sono interessate di meno. Ciao!